Buondì, buondì. Allora, GJ ha chiuso Bullish invertendo sul finale l'M30, però rimane ancora questo livello qui di resistenza che non abbiamo ancora rotto, però un buy stop un pelino più in alto si potrebbe mettere. Buondì. Bella raga. Bene. Ah, solo tu ci stai. Sì, appena acceso. Oggi partiamo malissimo. Partiamo già male. Molto male. Ai ai ai. È tipo quattro stop. Oh Madonna, hai già iniziato presto, cosa hai tradato? Tutto. Tutto. Allora, Euro UD, Ah. il DAX, Fai il piano per favore a sbattere. Che non so cosa sia, ma. l'SP 500, GJ. Capito, vabbè. Io adesso sto dando un'occhiata qua a GJ che ha chiuso bullish questo M30 qui. Alla fine si potrebbe mettere un buy stop. Però non capisco perché ho 2 punti di spread. Però magari un buy stop più in Io alto per il momento, è ancora dentro il range. lo volevo shortare, lo vorrei shortare, Questo M5 sta chiudendo di nuovo bearish, ma siamo in ranging completo qua, diciamo. Vediamo un po'. short più lo stop più cattivo è sul DAX, o il candelone M5. Insomma, arriva. Invece, GVCAD, vediamo un pochino. Allora, qua abbiamo rotto questo bel livello daily, formiamo un supporto, mettiamo questo livello qua, andiamo ad H4, vediamo un po'. Non l'abbiamo ritestato a pieno questo livello qui, però. Allora. Resistenza. Il tizio.
Sta candela qui ha chiuso senza wick in alto. Quindi non è proprio il massimo. Guarda, se scende mo è proprio bastardo. Sì, sarebbe un fake out. Un bel fake out sarebbe. Qui si può mettere un buy stop su GBP CAD. Se va bullish. Un bel buy stop se la candela flippa bullish. L'unica cosa che ha chiuso senza wick, quindi preferirei chiudesse addirittura bearish per continuare fino al supporto in questa zona qui, che è la zona del retest daily, quindi downtrend. Qui abbiamo questo fake out, possibile chiusura bearish, retest di questo livello qui, continuazione fino a supporto. È un possibile setup, ci sono una quarantina di pips, quindi prenderne 15, una quindicina dovrebbe essere fattibile. Comunque vedo che è entrato Zome. Buongiorno. Buondì. Buondì, buondì, buondì. Buongiorno. Allora, devo solo andare. Tara, tara, tara. Buongiorno. Buondì. Buongiorno. Zoom, indovina quanti stop ho preso stanotte. Niente, è morto. Ma no, non so se sta sentendo. Mi stai ogni tanto uccidendo le orecchie, di no. Sì, quello che volevo dire io era, please. Stai aspettando che esca da lì per fare il weak fill? Sì. O che rompa al di sotto per prendersi il range? Beh, non so, vedo quello che succede, frate. Sì, sì, dico. Sì, sì, sì. Comunque, continuare bullish mi piacerebbe per via dell'H4, che non è niente male. Flippasse bullish, si può continuare. L'unica cosa è che quest'ultima candela M30 ha chiuso senza una wick in alto qua. Buongiorno, ciao ragazzi. Buondì, buondì. Buongiorno. Dunque, stavo dicendo prima che eravamo solo io e Dino di mettere un buy stop qui nel caso flippasse bullish, perché ci sono un po' di, c'è un po' di range qui, però mi piacerebbe ancora di più che questo chiudesse bearish per ritestare questo livello qua, andare fino a supporto in questa zona qui, che sarebbe supporto daily, che non ha ancora ritestato a pieno questa zona qui, e non sarebbe male. Però adesso per il momento stiamo tornando bullish, quindi vediamo se questo M15 flip, ma non credo flip. Comunque io, Zome, se rimani tu un attimino vado a mangiare qualcosina, veloce. Ma intanto anch'io sto aspettando che mi valida qualcosa, che mi si validi qualcosa. Ok, ma vado, a dopo. Buongiorno ragazzi. Buongiorno.
Siete dentro qualche trade? Luigi o chi c'è? No, per ora no. Sto aspettando. Oggi faccio con voi. Vediamo qualcosa insieme. Bueno, bueno. Anch'io no, sto aspettando e ora mi sono svegliato, quindi. Giusto, giusto. Vedo tutto il range, JJ. No, sì, sì. Anch'io stavo guardando proprio gold in questo momento e stavo per dire la stessa identica cosa. Sì, JJ, se lo vediamo da un altro punto di vista, è proprio una situazione di consolidamento. Cioè, se lo guardi su H1, c'è proprio un triangolo che sta creando. Sì, bravo, forza 1. Sì. 8 punti spread sul gold. It's too much. Ti fa gola per entrare o stai alla... No, 8 punti spread sono tantissimi. Dovessi aprire un lotto e partire già con meno 80 euro, non sarebbe bello. È una badosta. Stavo guardando Don Jones, ma anche lui si trova nel mezzo di un range, quindi non è facile. Comunque mi dicevi prima, Dino, che ero mutato. Indovina quanti stop ho preso stanotte. Tanti, immagino. Sono di immagini bene. 4, mi sa 5, boh. Però non... Tanti li ho chiusi a metà, quindi... Solo uno l'ho preso pieno, vabbè, me lo pure merito. Giusto. E niente, mo si aspetta per rientrare. Vediamo anche Aura-UD, che non stavo dimenticando. È brutto. Vabbè, aspetta, dire brutto. No, non l'apri, fidati. Tra l'altro, oggi ci sono news e qualcosa, avete controllato? Qualcuno di voi sta andando a vedere? Io no. Allora. No, Londra è tutta libera fino a New York. Perfetto. Ma a me Investing dice che c'è qualcosina sull'euro e una notizia sullo sterlino. Sì, sull'euro alle 10, però ti dico, io personalmente non tradando l'euro ed essendo qualcosa sulla Germania così, non ci do molto peso, cioè proprio non ho interesse nel guardarlo. So che c'è, quindi devo stare attento in caso fossi su una coppia sull'euro a quell'ora, certamente, però non ci do più di tanto peso perché non lo seguo io l'euro. Però se uno lo segue invece sì, allora a quel punto ci deve stare un attimino attento. Perché il resto sulla sterlina a me dà un bollettino trimestrale da livello 1 di importanza e poi un sondaggio sulle costruzioni, quindi poca roba anche lì. Intanto GJ è ancora all'interno del range. Comunque Euroaud è ancora abbastanza bullish. Adesso sto tirando tutti i livelli.
Tra l'altro finalmente ho preso TradingView Pro, così adesso mi salva tutte le chart. Ieri sono stato un po' su Slack, ho visto che hai analizzato un altro po' tutto il Forex. Come? Ho visto che hai fatto molte analisi, Euroaud, GBPUSD. Ah, ma quelle lì le ho già messe da questo weekend. L'avevo già messo. Inizio settimana. Sì. Sono, diciamo, principalmente quelle che vado a tradare nelle sessioni, quindi le ho messe anche lì. Ne caricate molte, no? Vabbè, io che ne vedo solo due. Mamma mia. Sì, me ne sono scelte due o tre, sai, così in caso quando tipo una magari non mi sta dando possibilità, posso retrocedere su trovarne magari su un'altra. Se anche quella non me la sta dando, provo sulla terza. Se proprio anche la terza non mi sta dando possibilità, va bene, lì a quel punto allora. Sì, bene, mettendo caso GJ e Range disposti sulla. Esatto, esattamente, proprio quello. A quel punto margin call. Perché ho fatto l'errore con il gold di non dico dedicarmici troppo, però nel senso appoggiarmici troppo al gold, nel senso guardare solo ed esclusivamente quella, e da un lato è anche positiva come cosa, perché vuol dire che la conosci proprio bene, però quando quest'ultima viene a mancare, tra virgolette, che non è più tradabile, a quel punto inizia, non so, inizia di essere difficoltoso, perché dici ok, devo avere qualcos'altro da guardare quando questa non c'è. Sì, sei obbligato a spostarti e a studiare. Esatto. Se qualcuno di voi ragazzi stava guardando qualcosa e vuole mandare qualcosa in chat, un'analisi, una chart, qualcosa di allegato con la spiegazione, mandatela pure, così ci butto un occhio, tanto che Luca torna. Vediamo. Io al momento stavo guardando sia Gold che Dow Jones. Dow Jones stamattina è partito al rialzo, proprio a cannone. Adesso sto aspettando che ritesti un pelino per magari riuscire a infilarmici di nuovo in acquisto, ma GJ sta per flipparsi e sfondare, sembra, eh? A vedere così. cioè che sta per tornare Guarda, bearish. vedi, no, vedi, è passata da bearish, si sta rimangiando tutta la candela, adesso sta flippando, quindi sta di per diventare bullish e per sfondare la resistenza. Sì, ripeto, sta per, quindi potrebbe, come no. Però vedi che al momento se l'è rimangiata tutta, resta lì, quindi Sì. teniamo occhio se fa breakout o meno. Però in realtà In caso facesse breakout di quella resistenza lì, proprio vederla così fast fast, vedrei un weak fill su quello spike che c'è sulla sinistra per andare a riempire quel range lì. bravo, Un po' più pulito. ci sta. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Giustamente prima di diventare bullish di nuovo doveva stopparmi il runner. Quindi Semplice. sono un runner semplice. Normale amministrazione, te l'ho già detto, ormai
quello l'abitudine. Poi sul Dow Jones mi sono abituato che ogni volta tanto te lo viene a prendere il break even. Comunque, sai la roba che ti avevo inviato ieri, Zome, no? L'analisi. Sì, ok. Alla fine ho fatto la testa dura, sono voluto rientrare, ma con una sciocchezza, con uno 0,05. Sai quanti? Okay. Ok, no. Più di 50. Minchia. Allora. In un'ora, porco due. Vabbè, stato... buono, no? Se li hai presi. Sì, però con una sciocchezza di... vabbè. Vabbè. Ok, Euroud, per chi lo sta guardando, non so se qualcuno di voi lo sta guardando, comunque a me ora è esattamente poco al di sotto di un livello chiave, su 1.73200. E lo sta anche tenendo bene con due candele orarie, quindi mi dico, non so, potrei provare a vedere magari se mi dà delle formazioni di struttura bearish, provarlo a vendere su questo livello chiave, magari per raggiungere fino a quello di base che è 1.72200. Anche però l'unico problema di questa cosa è che siamo in un trend totalmente bullish, quindi magari prima di andarlo a vendere vorrei vedere la rottura di questa struttura qui. Sarebbe un'ottima conferma, secondo me. Aspetta che si... però sei ancora su... ma oggi siete in due schermi? No. Io stavo parlando di Euro D, ho detto se qualcuno ce l'ha dietro che lo guarda. Altrimenti... Esatto, ok. Adesso apro la chat. Ma Luca invece dov'è? Penso stia arrivando, non lo so. Perché sta qua, sembra una delle sue chart. Sì, no, ma è lo schermo è suo, in onda. Ok. EURUSD, sì, col fatto che è bullish il trend, questa formazione adesso la vedrei più come un ritracciamento, quindi aspetterei che finisca per ripartire bullish. È quello che sto cercando di capire io, se o si è fermata che vuole iniziare a creare una struttura bearish a venire giù, quindi a formare nuovi minimi, allora lì sì, altrimenti se è una struttura bullish, aspettare qualche conferma che mi validi, diciamo, la zona come supporto, allora da lì dico, ok, adesso allora ti posso venire ad acquistare, ecco, diciamo. C'è anche un mega weak fill da fare, vuole un sell. Anche se il Dow Jones mi ha appena dato un break retest su un livello e potremmo continuare fino alla prossima resistenza, vediamo se anche qui mi valida il setup, altrimenti nulla. Qualcuno di voi lo sta guardando, Don Jones? E magari ne stavo parlando da solo, quindi... No, appena aperto. Ok. Dimmi un po' che ne pensi. Allora, anche qui, sì, siamo in un uptrend, però seguito da un bel downtrend. Dobbiamo ancora rompere la struttura bearish che è partita ieri sera, diciamo. Cioè, che si romperebbe, scusami, rompendo i massimi di ieri sera, tipo sulle 8-7. Adesso vediamo come reagisce. Gold è intradabile. Euro D è sempre sul livello. GJ è sempre lì dentro che fa ranging. Ah, ok, Gabriele, perfetto, mi ha inviato il suo EURUSD, adesso lo apro.
Ok, quindi tu al momento vedi o un possibile retest su quel livello rosso che hai per la continuazione fino ai prossimi livelli, o altrimenti in caso lo rompesse e chiudesse sotto, per un movimento in bearish fino all'altro livello che hai a 72.820 e poi da lì vedere se ti dà delle conferme di price action, di inversione di acquisto, oppure eventualmente ritornare all'interno di quel livello, giusto? Esatto. Ok, perfetto. Comunque, Andre, non hai idea sul Dow Jones quante volte ti viene a prendere il break even, ma proprio facile, facile. Immagino. Buondì, ci sono di nuovo. Buondì. Allora, vedo che qua siamo rimasti in ranging. Vediamo se G-CAD invece è G-CAD un pelino più convincente. Ma invece petrolio sul conto reale mi ha stoppato in positivo. Ti ha preso il break even? No, avevo messo uno stop tipo a 30 euro. Mm. E stamattina poi mi alzo, vedo che è sul prezzo più o meno di ieri e ho ricomprato. Okay. Ah, sei rientrato. Okay. Però ho di nuovo, cioè, stavolta con 30 euro in saccoccia di più. Ok, bene. Fatto bene. Assicuro. Fatto sì. Bene, quella è la soluzione migliore. Quando non ti senti sicuro del trade, non sai cosa, ti metti, anzi, oltre il break even, quindi dici proprio mi assicuro qualcosa in saccoccia, secondo me è la soluzione migliore. Poi ovvio che ho avuto un po' di fortuna a ritrovarmelo allo stesso prezzo di acquisto. Vabbè, però comunque. Quello è un altro discorso. Sì. Non sono facili long su gold, su petrolio di sti tempi, non sono niente facili. Però prima o poi deve partire e certo. Ho scoperto che sul conto reale c'ho zero swap sul petrolio, zero commissione, ma swap okay. Non so perché sia zero, e lo spread comunque è lo stesso dell'altro broker, diciamo, con lo spread. Ok. Lì non lo so, la cosa degli swap dipende dal broker, non ho idea il perché. Beh, capire. Vabbè, non ci lamentiamo. Senso. No, infatti, però solo che non ci sia una fregatura. Però no, è impossibile. Ok, Dow Jones mi ha validato il break retest, io infatti ho provato un Crata appena mi ha dato la conferma di chiusura e ora Rambo te la mando così se la vuoi aprire. Io Gigi intanto cosa ha combinato? Che non stavo più guardando, era ancora dentro il canale di Rambo. Ha girato e sta scendendo. Ok. Quindi ha deciso di prendere il colpo short. Italo ci ha mandato qualcosa. Allora, adesso lo apro. GJ siamo sopra il ranging. GVP CAD invece non è niente male per lo short. Niente male a ritestare questo minimo qui. Abbiamo una quindicina di punti. Ieri alla fine G-CAD si è ripreso tutto il colpo bearish che ha dato in Londra, tipo dopo se l'è rimangiato fino alla fine. Allora, GJ, triangolo di consolidamento, sì. Aspettiamo che esca da questa zona qui e vediamo. Buona, comunque disegnato bene. Inizia a scendere. Allora,
se oggi, come dicevo ieri sera, se oggi decide di andare bearish, ne abbiamo di spazio. Però dobbiamo scendere prima. EuroD, non so ragazzi chi di voi mi stava dicendo che lo stava guardando, a me al momento ha rotto al rialzo sopra il mio livello chiave e ha chiuso oltre. Quindi non so se vi combacio anche voi, però era giusto per info. Tu sei entrato, immagino. Non ancora, sto aspettando che mi ritesti bene il livello, appena mi dà un ottimo retest con formazione EuroD. EuroD. Prima hai detto che eri entrato su S30. Io S30 sono entrato, ma tanto mi ha preso il break even in mezzo secondo, quindi ho detto boh, ma a posto, evito di fare altre parole inutili. Ok. Proprio mi avrà dato, non so, 30 punti al rialzo, poi boom, mi ha già subito chiuso, ho detto boh, perfetto. C'era questo bel ingresso, questo livello qua, supporto qui. Sì, esatto. È il target lì, adesso non l'ha raggiunto, però. No. Non è male. DJ continua, JPK sta flippando. Gold, quanto spread? 9 punti. S30 sta continuando giù. Sì, ho visto, infatti. Ah, però c'è ad H4 che è appena chiuso. Che ha chiuso senza wick in alto, questa qua prima. E ritest per continuare poi bullish, non sarebbe stato male. DJ sta rompendo giù. JPCAD è lì. EuroD comunque, raga, non ha formato un retest velocissimo e ha già sparato 15 punti dal mio livello chiave fino a dove è adesso. Non so se qualcuno lo sta seguendo.
Sì, cioè adesso è intorno ai massimi recenti. Io aspetterei una conferma di break e retest del livello in cui è ora e poi entrerei long. Allora, io sono in profit su GCAD nel frattempo. Come sei entrato? Su GCAD. Questa qua, quando l'M5 stava per chiudere, quella prima. Sono entrato qui. Se questo M5 si gira, flippa bullish, chiudo il trade. Però l'ingresso qua. 76-1. 3-3. Qui. L'unica cosa che non mi fa impazzire è questo livello qui, perché è una mini resistenza che potremmo rigettare. Però comunque dovrebbe esserci abbastanza volume in questo momento qua, dopo questa M30 bearish. Dovremmo continuare fino al supporto. Una decina di punti li ha già dati, però fino al supporto vediamo un pochino. E il problema è un pelino che lo spread, se no sarei già 5-6 punti. Ok, buono, GVP CAD, molto bene. Molto bene. Su Gigi io aspetterei che sfondasse il supporto e break retest del supporto su cui è ora. Sì, è una buona idea. Allora, GVP CAD è lì, sta andando per la sua, mi piace molto, H4 weak fill, ok, perfetto. Molto bene, molto bene GVP CAD. Questo qui era l'ingresso. Allora, io ho messo break even, ok. Qui. È un round. Si muove? Sì, ha dato un tipo una specie di mini ritracciamento, poi candelone che formano i massimi. Adesso vado ad aprirlo. Allora, qua c'è 13 giri piccante. Uppla! Io, se vuoi, ti dico, io il livello chiave... Sì, dimmi, perché non ho analizzato niente. Ce l'avevo. A 73-200. 1.73-200 e ha dato un break retest sul minuto velocissimo, appena l'ha sfondato. Nothing. Dow Jones invece torna a spingere i massimi. Porca miseria. Ecco, H4 è flippato. Folle questo qui. Ha rispettato il minimo. Sì, ho visto anch'io, infatti ero sul livello, ma l'ha proprio rigettato alla perfection. Te lo mando se vuoi aprirlo. Mandato. È sì. Proprio quello lì più grosso che l'ha toccato la prima volta quando ha fatto il break retest, quando è andato al rialzo a giocare in quel range lì, poi è tornato giù, ha fatto di nuovo quel retest e poi è rimbalzato di nuovo. Quindi lì, ti dico, ero tentato di mettere degli ordini pendenti sul primo livellino, quello piccolo di resistenza, che sopra questo qua più grosso, però alla fine mi stavo concentrando su Euro D, quindi non ho voluto mettere nulla, anche se lì sarebbero stati ottimi. Non sarebbe stato male, sì. Eh no.
Eh no. E niente. That's it. Allora, io vedo qui che se questo M5 rompe questo massimo qua, chiudo a break even, a posizione. Se invece flip bearish, ci siamo ancora. Cioè, in realtà break even no, però diminuisco lo stop che rimane di circa 2 punti, 3 punti. Quindi, ottimo direi. M15 ancora 3 minuti, perdono, cioè 2 minuti e mezzo. E vediamo se riesce a chiudere al di sotto di questo livello qui. Se chiudo al di sotto di questo livello qui dovremo poi continuare fino almeno al supporto qua. Bughima. Nel frattempo DJ è sempre lì. DJ, non so chi prima stava parlando di DJ. DJ ha rotto il minimo d'H4. Del break retest, però io non so che livello avete, ma lo vedrei benissimo sotto quel livello che Luca ha segnato. Adesso magari su un time frame un po' più basso si vede un po' più, ecco, proprio quel livello lì. Però ovviamente deve chiudere innanzitutto la prima candela, che è già una cosa buona che abbia dato uno spike per far intendere il range in cui magari si vuole andare a giocare nelle successive candele. Quindi già quella è una buona cosa. E ora dobbiamo vedere un attimino come parte la prossima. L'M15 sta per chiudere, chiuderà probabilmente senza wick in alto. Non ho guardato le news. No, oggi stamattina c'è solo qualcosa sull'euro, mi diceva Italo, sull'euro, l'unica che sembra essere un po' più, diciamo, a impatto alto. Il resto mi sembra tutto pulito. Allora. Cos'era sta roba qua? No. Allora, GVPK nel frattempo sta andando. Sta andando bene, sta continuando, diciamo che al di sopra dell'M15, vediamo se continuiamo. Allora, un po' di pullback in chiusura. Ieri che sono riuscito a tenere per qualche ora i break even su Dow Jones, tipo sulle vendite, non hai capito, cioè è veramente qualcosa di difficile. Perché è così volatile che si muove tanto. Mamma mia, ma non hai capito? Cioè, sai quando ti dici, ok, sono a break even, sono al sicuro? Non sei al sicuro, perché tanto lui magari ti fa un'ora, ti va dalla tua parte, in tempo 30 minuti ti fa una candela. Come sei messo lì di spread? Spread è veramente basso, ovviamente per rispetto ai punti che muove, c'è scritto tipo, sul livello spread c'è scritto 200, però rispetto a quello che è poi sul grafico sono veramente, veramente basso. Cioè, ce l'ho veramente basso lo spread. Capito. Je compris. L'unica cosa che ora vorrei capire meglio, non so per chi di voi è AC Market come me, che voglio un attimino sentire il broker per farmi spiegare un attimino bene la cosa dei lottaggi, perché io apro dei lotti che però... Da quello che sono 9 punti su GVPK, non so se qualcuno era entrato in sell, comunque parzializzare qualcosa non è male. Prego, vai tu. No, niente, dicevo perché apro dei lotti che però da quello che ho capito valgono come degli 0,10, però vorrei capire un attimino di più anche perché su altri broker si possono scaglionare le posizioni, perché io ok, apro un lotto però non lo posso scaglionare. Cioè o lo chiudo intero o niente. Non è che magari dici chiudo 0,50, no. Questo su Dow Jones, non ho capito. Sì, su Dow Jones. Forse la quantità proprio minima?
È probabile, però tipo già un'altra persona che conosco che ha i C-Market, lui può aprire tipo gli 001, per farti esempio, però vedi, capisci, così io potrei scaglionare già questi lottaggi, cosa che adesso non posso fare, l'unica roba per scaglionare vuol dire che ne devo aprire molteplici. Mm-hmm. E niente, questa era una curiosità giusta in più. Secondo me questo G-CAD è pronto a rompere quel livello e a scendere fino al prossimo sopra. Sì, sì, se continua arriviamo fino a qui. Quella formazione di price action lì che c'era sull'altro time frame che avevi, mi sa proprio di quella che tra poco... H1, però, buono. Ma sì, continuazione, resistenza qui in downtrend e esatto. Continuazione. Diciamo che il trade ha già dato qualcosa, però questa zona qui comunque potrebbe rigettare. Adesso se torna su... sono safe, però se torna giù ci siamo e speriamo che torni giù. Comunque Andrea, volevo dirti, appena si riaccende tutta la macchina, tutta la giostra su petrolio, mi sa che inizio a seguirti anch'io, cioè nel senso iniziamo a comprare assieme. Cazzo, non è male. Ma guarda che è veramente appetibile quel prezzo, anche a me, io ogni volta che lo guardo dico quel supporto. Ma per long term? Sì, no, più che long term, sai che alla fine sempre io prendo i miei punti parziali e poi con le ultime, soprattutto se riesco ad entrare a quei prezzi da sotto, vorrei provare con delle posizioni più long term a chiudere il gap che aveva aperto qualche settimana fa. Quindi anche un piccolo lottaggio. Sì, non troppo esagerato, che poi alla fine tanto su US Oil... anche un piccolo lottaggio comunque da dare soddisfazione, nel senso. Certo. Però come ti dicevo ieri, che ti ho risposto anche su Slack, io vorrei aspettare almeno qualche catalyst fondamentale che possa dare un po' più la spinta, sai, magari si inizia a notare questo taglio della produzione che inizia a dare degli effetti sul prezzo, perché al momento per me non li ha ancora dati, perché se i prezzi sono così, Trump si sta mettendo le mani nei capelli, perché tutte le aziende produttrici stanno andando in default. Mm-hmm. E quindi appena avremo qualcosa del genere, in più vediamo che tutti quanti gli stati si stanno riprendendo, e quindi ciò ci fa pensare a un aumento di nuovo della domanda, e l'offerta, dato che sappiamo che ci sono stati i tagli, per forza di cose diminuirà, allora lì a quel punto vedrei bene di andare ad acquistare su qualsiasi livello chiave mentre si fa di nuovo la risalita. Sempre esatto. Con la solita posizionamento, gestione della posizione, vuol dire parzializzazione, e i break-even fanno il resto. Mm-hmm. GAD ha proprio rimbalzato sul livello M5. Mm-hmm. È tornato bullish. Ah sì, sono fuori proprio già. Andre, ma anche a te i markets... L'oil te lo fa aprire minimo a mezzo lotto? Sì, su VTI zero qualcosa. Aspetta che te lo leggo meglio perché... Mi sembra che è 0,5. Ah, ho VTI trattino basso K0, che sarebbe diciamo il quotatore per aprire, e sì, anche a me fa aprire minimo 1,0,50. Però spero si rifrisca un 0,05. No, perché l'ho provato una volta, e ve lo dico anche qui tranquillamente, l'ho provato una volta e ho preso anche schiaffi e sono state sberle veramente forti, perché mi aspettavo anch'io potessi innanzitutto scaglionare e che fosse magari come una cosa come il Dow Jones che vale meno, invece spostava veramente tanto, però anche lì non ti so dire bene quanto e come, cioè era come per dirti, Andre, come uno 0,50 sul gold, se non di più. Okay. Io me l'ero scritto quanto corrispondeva, però non so se lo trovo. Come su C-Trader addirittura mi dice in barili, ogni 001 sono 10 barili. Ok. Io intanto mi sono fatto passare il gold davanti agli occhi e lo spread ora è bassissimo. È un po' che rimane basso, né? Adesso. Ma infatti guarda, te lo giuro che secondo me... tempo un mesetto e mezzo inizia a riassestarsi, cioè magari possiamo tornare a tradare qualcosina, spero. Mm-hmm. Spero con tutto il mio cuore. Fattibile, fattibile.
Devono riaprire le fabbriche. Mm-hmm. Yes. Quelli del Congo con la accetta che stanno a scavare il piccone. Ah, qua era GJ ieri sera, questa analisi qua. L'ho mandata su Telegram. Ho visto, infatti ho visto che mi ha mandato anche l'update stamattina. Sì, il primo target qui è stato preso, poi è andato una trentina di punti. Se uno stava sopra, diciamo. Ma qui, non so, paura che fa figlio di puttana, magari mi ha solo fatto uscire per... Guarda, questa M15 qua è bella tosta adesso. Non rompiamo questi minimi, se non rompiamo questi minimi, iniziamo uptrend, formiamo un supporto in questa zona qui, dove abbiamo già rigettato prima, come dicevo. Siamo un pelino più in basso, ma poco cambia. Formiamo un supporto qui, potremmo andare a ritestare questa zona qua a sinistra. Ti informo che nella chat... Dove adesso? Ok, perfetto. Te ne ho mandata anche io una che volevo farti vedere, sempre una roba sui livelli del gold, ma... Lì è gold. Esatto, guarda perfettamente come ha rigettato il livello chiave sopra ed è arrivato fino al prossimo range e poi da lì si è... Non dico invertito perché è invertito un parolone, però comunque i suoi punti li ha mossi da range to range. Eh sì, direi proprio di sì. Ora il disegno invertito. Sì, ho visto, adesso è sul mio livello chiave, però ci ha chiuso al di sotto al momento. Quindi... Poi non so, dipende dove, non so dove ce l'hai tu, Andre, posizionato con la cifra, perché poi anche lì può variare da cifra a cifra, magari uno ce l'ha in 100 in più o 100 in più. Questo qui ha mandato Luigi, quindi Luigi sei entrato qui, o è solo a scopo informativo la chart? No, no, sono entrato lì e spero che ce ne dia. Se si metti lo stop sopra i massimi delle M15 prima, delle M30 prima. Così, che è un break retest, in... vero? Te l'ha dato il break retest, che adesso lo vedo un po' lontano, ma mi sembra che il retest te l'abbia dato con lo spike. Lo sto facendo, lo sto facendo. Buongiorno, raga. Buongiorno. Anch'io sono entrato dove state guardando esattamente voi. Ok, bene. Perfetto. Tu GJ, no? Sì, vediamo. Sì, quello lì è GJ. GJ a 15 minuti, back di test, mi sono buttato. Perfetto, era quello di cui parlavamo, non so, tipo prima che chiudesse la candela? Allora, questo M5 qui che chiude bearish potrebbe far continuare quella dopo, l'M30 chiude tra 5 minuti. Vediamo se riesce a sfondare questo livello qui. Di... 100 e 5 134 un po' mini, ok, ci do da mangiare, poi vediamo quanti punti sono. Guarda lì che si inverte. Ha rotto questo massimo qua, ma finché non torna qua su saresti safe, però se torna qui non è molto simpatico. Più che altro chiudesse questo, ma no, più che altro l'ingresso andava fatto dopo questo M30 qui che ha rigettato la resistenza con lo stop di 10 punti dei profit là, un po' un ingresso in ritardo quello dopo, però ripeto, siamo sempre in sto range qua, finché non era sfondato. GVP CAD immagino che stia pushando. Euroud ha flippato. Ho visto il range. Euroud ho visto. È tornato sotto a livello chiave, ha fatto break retest, adesso sta droppando. Sì. Sta venendo. Scusa, il livello chiave a che altezza sta? Euroud è nel range. A 73.200, esattamente dove lo sta ritoccando adesso. Anzi, c'è pure tornato sopra. Ah, ok. No, per me è ranging questa roba. Sì, infatti non è per nulla in un buon range tradabile. L'unica cosa questa magari è, questa è bearish, questa dovrebbe continuare bearish, però ha rotto i massimi di quella prima. Esatto. E il range è poco, e boh,
saprei, né, cioè, sinceramente non saprei se cliccare buy or sell in questo momento. Secondo me, caso dovesse rompere un po' più al rialzo questa candela M30, magari sopra i massimi dei corpi di quelle precedenti, potrebbe venire arrivasse qua, arrivasse no, qua. No, intendo poco più sopra, intendo poco più sopra di quella lì bearish. Ecco, magari giusto così potrebbe magari dare quel wick fill. Sì, questo è l'M1 che ha aperto, che ha fatto sto pushatina in alto di wick. Non so. Dom Jones intanto spinge verso i massimi. A scazzo di pubblicità. Supporto. Ho sbagliato per qualcosa. Mamma mia, che prezzi bassi. Ecco, quello che gli dicevo ieri a loro è che AD1 vorrei vedere la formazione di un supporto sul livello che sta approcciando adesso, con magari una chiusura daily bullish che lo abbia rigettato, per iniziare a essere magari confidente con degli acquisti, ma al momento è veramente crazy. Cioè, guardate che grafico. Christian, Ti accompagno sulla cosa di GBPUSD, ti chiedo solo se puoi magari mandare anche tu una tua chart con la spiegazione su come lo vedi o che idea avresti. Io intanto lo apro e traccio due livelli, così lo vediamo assieme, così non disturbiamo troppo Luca che magari stanno guardando altro. Cioè, se droppasse 11 al barile sarebbe crazy. Sarebbe il per le società statunitensi produttrici sarebbe il disastro più totale, ma proprio disastro. Minchia. In una situazione da disastro. Immagina che loro iniziano a guadagnare oltre il 20-21 al barile, iniziano a guadagnare qualcosa. Quindi a 10 sarebbero proprio alla metà del prezzo, sarebbe veramente un disastro. E in più patiscono, figli di puttana. Patiscono. Cazzo me ne frega, quelli possono patire. Quello sì. I capi delle aziende sì, il problema è che i capi delle aziende se patiscono poi licenziano le persone, di conseguenza va tutto a rotoli. Quello che mi domando più che altro è, non è che magari quei prezzi là c'era anche un altro tipo di inflazione quando ha toccato quei prezzi? Cioè, dici sulla sinistra? Sì, nel 2098. Non so se ai tempi magari ci potevano ancora guadagnare su quei prezzi o comunque erano sotto. Quella è una bella domanda, no? Quella è una bella domanda, sì. Perché un conto è un cambio che dici, che ne so, GJ, 30 anni fa, ok. Tanto, scusate, l'M30 ha chiuso. Ha chiuso comunque, ha chiuso in un modo abbastanza orrendo. Ha chiuso bearish senza una top week, però dentro il range. GP Cad invece ha chiuso anche lui abbastanza malino, quindi l'altro M15 sì, potrebbe continuare bullish, però venire a ritestare questo supporto un pelino più in basso almeno. L'ultimo M5 ha fatto proprio resistenza, minimo, cioè minimo massimo. Christian ha inviato una chart GBPUSD? Sì. Yes, stavo guardando, infatti. No, dovete guardare GBPUSD. Allora, GBPUSD è entrata lunga la rottura del max di quella candela precedente, ha creato supporto, retest. Sì, ci sono queste candele qui da fillare, diciamo, l'unica cosa. Ha chiuso così, sì, si è chiuso così sopra un ingresso sul retest, faccio che aprirlo, la faccio prima. US Oil comunque è bella sta chart, storica. Sembra tanto la chart del Dow Jones Weekly. Madonna.
Adesso voglio vedere cosa si inventa Donny e la Fed per riuscire a pompare sto Don Jones, per arrivare almeno alle elezioni e avercelo di nuovo ai massimi, perché se arriva alle elezioni che ce l'ha a questi livelli qui, ciao. Allora, GPUSD daily. Scusa, ieri alla fine ha chiuso bearish. Sì. Ah, però con la spike, infatti, perché aveva, mi ricordo che aveva fatto un movimento simile a DJ, a una certa, che erano partite tutte le sterline tipo verso New York, post, cioè in New York inoltrato. Erano partite tutte in alto. Sì, GBPUSD non sembra male, l'unica cosa che qua ha ritestato sì il supporto, però quindi ha rotto anche il minimo della candela prima. E lo stop loss, se si vuole mettere M30, è un pelino grande, anzi è proprio troppo grande. Se andiamo a M15, però lo stop loss qui siamo sopra, sì, dovremmo arrivare fino a target. Prossimo livello esatto, allora. Quanti punti sono? Ma sono 15-20, fino a se lo facesse tutto. Yes. E poi è tutto pulito, quindi nel senso molto, sembra abbastanza un range appetibile. Sì, sì. Intanto Don Jones mi è arrivato a toccare la resistenza di 23.600. Non è cosa sto Don Jones? Sì, era giusto per US30. Sì, per qualcuno se lo stava guardando meno. Sì, mandami. Yes, te l'ho mandata. Solo che non sto ogni volta a dirti ti ho mandato la cosa, perché sennò diventa confusion. No, dimmelo quando vuoi che apro. Qui apposta. Ha fatto pure breccia. Comunque su GCAD, non so che livello hai te, io ho anche 1,76 e 2,70. Se inserisci le coordinate, ecco, sì, circa, bravo, esatto. Vorrei prendere sul break retest di quel livello, se rompe. Bella bull trap è stato quel livello. Dove? Quello che diceva Italo, vedi sulla sinistra che ha fatto il candelone bullish, chiuso senza spike. E poi dopo... Vabbè, se qualcuno trada GPK alle 4 del mattino, se lo merita. È quello che ti merita, direbbe qualcuno. Un certo Paolo della Cornovaglia. Comunque, ti ho inviato Don Jones on the chat. Allora, GBPCAD e GBPUSD, intanto dopo aver formato uno supporto e l'altro aver fatto breccia, sembra che vogliano continuare. L'unica, diciamo, entrata che secondo me poteva essere ottimale, adesso te la disegno, perché sennò è casino. Aspetta. Qui. Esattamente, quel break retest lì, di quei massimi rotti che aveva toccato in precedenza con tutte queste spike qua. Appena fatto breccia lì, secondo me c'era tutto il range pulito da poterlo prendere fino alla resistenza e poi ovviamente parzializzare, prendere break even quando lo si riteneva più giusto e se continuare. L'unica cosa è che di questi tempi, non so, i long non confido troppo, perché secondo me ad alti time frame il Don Jones semplicemente sta tenendo la struttura bearish per poi, appena arriva magari qualche catalyst, continuare a venire giù. Io lo vedo più che altro come una bull trap sugli alti time frame. Cioè, per chi magari non stesse capendo quello che intendo, nel senso, dato il crash che ha dato in marzo, quello è l'impulso iniziale. Bull trap è quando, con tutti i pacchetti di stimolo della Fed che stanno facendo per riportarlo magari a qualche prezzo, e poi di conseguenza, in caso le cose non migliorassero, e penso proprio che andrà così, fare la continuazione del movimento bearish, se formare nuovi minimi.
Allora, intanto JVPK, dopo aver formato questo supporto qui, ha fatto il weak fill, ha dato 8-9 punti, penso che GU faccia lo stesso. Molto bene, invece GJ è tornato, un certo Paolo della Cornovaglia sconsiglia l'acquisto la vendita precedente di GJ. Era nel range. Però lo è ancora. Le sterline sono da capire quando fanno questi movimenti trappola. Arriva qua, poi... Più. Non mi ricordo chi ha mandato Giu, però io sto seguendo GCAD con l'altro occhio, vedo che è andato alla grande, quindi immagino che anche il trade su Giu è un pelino più piantato, ma ok, ci sta andando. Cristian, se sei dentro, siamo con te. 7.9, ma più che altro stai attento quando arriva qua sui 10 punti, perché abbiamo questi due massimi qui, potrebbe arrivare qua e rigettare. Esatto. Don't be greedy, parzializza. Sì, sicuramente parzializza lì qualcosina, 12 punti, break retest, perfetto. GJ anche, però era un po' più balordo, perché era un fake out del supporto, qui ha chiuso di nuovo dentro. Qui avevamo sempre questo range, se vediamo M30, cioè... Era un bel range. Retest, continuazione fino alla resistenza, questo qua era un possibile setup anche, eh? E GVPK anche, GCAD e GU erano più belli di sicuro, perché supporto formato allo stesso livello di prima, weak fill da fare, poi tutto quello che arriva oltre al weak fill è bonus. 15 punti, fino a qui c'è questa resistenza qua, potrebbe far breccia. Secondo te, Luca, una percentuale di riuscita del weak fill, diciamo, ovviamente se ci sono tutte le conferme alla base, più, secondo tu quanto gliele daresti? Io secondo me un 75/80. Non più di quelle. Yes. Ottimo questo trade qui, eh? Yes. Se io devo farmi una sigarettina, ragazzuoli, che ho mangiato ma neanche fumato, adesso che ho un momento di calma, i movimenti sono partiti, chi li ha presi bene, li gestisca, metta break even quello che deve mettere a break even, si porti in tasca quello che si deve portare in tasca. Questo spara, questo GJ qui mi sa proprio che non flippa più. Guarda, ti ricordi cosa dicevi ieri, che andava a salutare tutti gli swinger quella candela, sì. Andata a salutarli tutti, poi oggi chiude bullish magari. E rimaniamo un po' di range, perché domani è già venerdì, non ha vola il tempo, sta quarantena. Mamma mia, sta settimana poi che abbiamo pure saltato lunedì, ovviamente per colpa nostra, ma... Veramente. Vabbè, raga, GU sta andando alla grande, ragazzi, GU, quello che spinge meglio. Bene per Christian. Ma fino a target, diretto. Ischia. Giù sono dentro, ha scritto Christian. Bene, Christian. Mi raccomando, prendi. Esatto. Prendi che è il momento di prendere. Don't be greedy, parzializza, break even e lascia correre il break even. Mamma mia, che bel trade questo qua. Porca miseria, che candelone pulito. È arrivato a target, È arrivato lì. Punti. Ottimo, questo è veramente perfetto. Era anche M30. Ho spostato. GJ sta spinge parecchio. GJ dopo aver toccato laggiù. Parecchio vuol dire, proprio parecchio. Mamma mia. Porca miseria, ragazzi. Mi aspettavo un po' meno. 21. Magari al massimo facessi ranging un altro po'.
Che... Luca, posso chiederti solo di scendere su GJ su M1? Voglio vedere se ha dato con la velocità della luce una possibilità di ritest. Comunque il GU ha fatto tutto il range perfetto. Penso la rigettina. Sì. Allora. Ma comunque io sarei entrato qui col fake out M15 sul ritest con lo stop qua sotto. Però M1 faccio vedere subito. Eccolo lì. Candela che, candela, vedi che la candela bearish che ha chiuso sotto la resistenza è quella che inganna, candela successiva bullish, no, quella sopra, io dico proprio il break retest là sopra, dal livello quello, ecco lì, candela bullish che rompe il livello, chiude oltre break retest, il retest è avvenuto con quella successiva. Mamma mia, Don Jones si sta spingendo tanta roba. Volevo andare a fumare, ma Madonna, tutto sto movimento top. Chi è? Donny che sta comprando US 30. Il livello di resistenza che dicevo che aveva brecciato prima, andato a ritestare su... è andato a ritestarlo, poi ha continuato. Però era veramente difficile prenderlo. Comunque, raga, non so chi sta guardando EURAUD, però EURAUD a me ha dato un break retest per venire short sulla trend line di cui parlavamo all'inizio, per rompere la struttura bullish. Adesso ve lo mando in chat e vi segno anche il punto. Ciao Dino, buon riposo. Ciao Paolo. Buon riposo. Va a morire, zio caro. Comunque quello lì, la trend line su cui poi aveva rigettato anche quella candela bullish che era tornata a toccare il livello chiave. Però te saresti entrato dopo l'M1 bullish. No, quindi... no. Quindi lì no, non sarei entrato. Però okay. era per fargli notare la cosa di cui parlavamo all'inizio, quando tu eri un attimo assente dalla live, stavamo guardando quella cosa della trendline e dicevamo che se avesse rotto e ritestato quella trendline lì, avrebbe continuato con una struttura bearish. Capito. L'M15 ha chiuso. GU ha fatto breccia, o no? La GU ha chiuso proprio lì. Ok, infatti Christian... proprio lì. Questo è un trade perfetto. Buy, dritto target, 20 punti. Di più ancora, una ventina direi che sono sufficienti, è proprio un ottimo trade. Ok, Christian ha mandato il setup di GJ dove ha messo la resistenza, ha visto anche lui un break retest di che ne dite lì. Che ne dite, Christian? Dico che se hai già preso G1 non dovresti neanche guardarlo GJ, questo dico. Comunque assolutamente GJ, yes, sembra ottimo come dice Luca, non farti tentare. Il primo retest potrebbe avvenire già a questo livello qua, se abbiamo tanto momentum per continuare bullish, se no potrebbe,
semplicemente continuare nel range, perché M30 qui non ha ancora chiuso niente sopra, è solo una candela M15 che muore. Non deve essere male, anche l'H1 è un probabile weak fill ad H1 magari dopo l'apertura. Però bisogna vedere. Sì, manca un quarto d'ora adesso. Qui, sui livelli. Ed eccolo lì. Comunque un'altra ottima sessione, perché tanti movimenti, prima short su GBP, e dovevo saltarci un pelino prima, avrei chiuso, non mi avrebbe stoppato a break even, quelle posizioni là. Però poi si è invertita, ha continuato bene bullish, ha dato un ottimo setup su GU, un fake out su GJ. Questa zona qui. Ma io approfitto adesso per andare a fumare. Vada. Tengo ancora non è fumato. No, perché poi ho iniziato a pompare, allora non potevo staccare gli occhi. Il francese che aveva detto Pump it. È lui, ragazzi, svegliate. Vuole fumare una sigaretta, torturiamolo psicologicamente. L'assistente gliel'ha detto, sta per preparare una sigaretta. Ok, pump it. A me fa scassare troppo la faccia del tipo quando si muovono le candele. Tutto teso, tutto sudato. Madonna, ci credo. Cazzo. Comunque, ragazzi, volete mandare qualcosa in chat? Qualche chart, qualcosa? Intanto che aspettiamo Luca, la apriamo assieme e vediamo. Dai, posso fare qualcosa anch'io? Vada. Perché anche magari è già stato inviato, però su GJ volevo guardare. Non si faccia problemi. Anche Ettore e gli altri, ragazzi, non fatevi problemi. Se avete qualche chart, qualcosa che non stiamo guardando neanche noi, copiate il link, mandatelo e lo vediamo assieme. Devi iniziare a tradare US30, Andre. Devi iniziare a tradare il Dow Jones. Se le prime volte non lo farò mai da solo. Nel senso che veramente uno non c'è, cioè, devo capire ancora bene gli indici, come cazzo si muovono. Uh-huh. A parte che è un periodo strano e si sa. E due, cioè, sposta veramente tanti punti. Anche se su Purple, come ti avevo scritto 10 giorni fa, tipo neanche. Uh-huh. Hanno inserito il micro lotto anche sugli indici, okay. Sugli cioè anche sulle materie prime. Però vediamo uno 001 e la Madonna. Cioè, tipo, se faccio meno 35 punti di stop è 1,61 euro di perdita. Ah, vabbè. Sono pochi allora. Sì, perché sono su Dow Jones. Sono pochi, però devi contare che quei punti lui li fa velocemente, è molto nervoso. Lui 30 punti, non sì, so no, dico sono pochi nel senso che ne fa talmente tanti che 35 sono pochi. Sì. Ok. Quindi dovrei mettere magari 350 per averne 3,5. Ma ti dico, io come mi approccio col Dow Jones, ti dico, preferisco avere magari degli stop più ristretti come dicevi tu, quindi preferisco magari prendermi quella piccola perdita così, però poi magari andare a mordere più forte dopo, comunque cercare per entrare meglio dopo, perché appena prendi magari il candelone dalla tua parte, allora lì sei a posto. Tanta roba. Infatti sul Dow Jones, quando fai break e retest per continuare l'uptrend o comunque il downtrend che sia, gli ordini pendenti, sell stop by stop, funzionano veramente bene, perché sposta veramente bene. Quindi dici, non è uno di quelli che fa il movimento, magari come per esempio... ferma subito. Esatto, può essere GJ che ti prende gli ordini, poi torna contro. No? Lui almeno il movimento, se lo continua, ti spinge un po' di punti, quindi poi lì sta a te essere veloce, parzializzare, mettere a break even. Tipo il mio trade di stamattina è stato per l'appunto degli acquisti, adesso non è la chart aperta, però se vi ricordate sui movimenti di prima, parzializzato appena mi ha dato un po' di punti soddisfacenti, poi ok, il resto mi ha preso il break even, ma
Buono, buono. Dopo ti faccio un po' di gossip sul canale di Pollo, ieri è stato il delirio. Sì? Oh. Mamma mia. Sì. Mamma. Given avrà scritto qualcosa di sicuro. Allora. È arrivato anche il Ted a commentare. Di... Sì? Sui infatti... Dopo mi spieghi, dopo mi spieghi. Esatto, dopo. DJ, vedo che il retest l'ha effettuato e lo sta rigettando, quindi... Sul 4. Io ci sono di nuovo. Welcome back. Vedo che DJ sta rimanendo bearish per il momento. Vediamo questa H1 qui se riesce a chiudere bullish sopra questa resistenza o meno. Direi che il livello di take profit qui andava abbastanza bene. Mi sa che l'hanno visto un po' tanti a quel livello di take profit. Mi sa che stacca stacca un po' di gente. Fatto. Esatto. Meno male che ha dato la possibilità. Yes. D'accord. I bot. Dump it. Lo giuro, raga, ormai è la prassi, io me li guardo ogni sera prima di andare a dormire perché mi devo ricordare chi c'è contro di me. Esatto. E cosa mi merito. Dump it. Dicevo prima, se nel weekend ci annoiamo, raga, facciamo una sessione, tradiamo BTC su un exchange. Così possiamo veramente fare dump it. Non l'ho più calcolato, ha fatto bei movimenti, su che livello è adesso? BTC, ma allora ti dico, BTC l'ho guardato l'altro giorno per un mio amico che voleva acquistarlo, diciamo, in forma un po' più all'ingrosso, no? Tipo arrivare con qualche migliaio a comprare. Ti dico, io adesso riapro un attimino la chart così ti faccio la pappardella. Questa M5 qui sta continuando bullish, chiude adesso tra 40 secondi. Dico, al momento BTC sta facendo un break retest sul weekly, quindi immaginati, il weekly sono tre candele totalmente bearish che hanno formato dei nuovi minimi, poi ci sono state altre candele che stanno effettuando un movimento di ritracciamento, però non riesce a superare i 7.500, anzi sta formando resistenza sulla fascia tra i 7.000 e i 7.500. E questa candela settimanale qui sta chiudendo bearish, quindi al momento io mi aspetterei una continuazione al ribasso per formare nuovi minimi. Un semplice, tra virgolette, un break retest, comunque una continuazione del movimento a ribasso. Anche lì, perché al momento non vedo alcun motivo di interesse per andare a mettere i soldi su un asset come possa essere BTC. Allora, questa chart qui di Luigi, GBP CAD, sì, quello che stavamo dicendo prima è che praticamente non ha infranto questo minimo qua, quindi potrebbe continuare l'uptrend, se rompe questo massimo ne crea uno nuovo. Continuando bullish, però il range, questo qui semplicemente, non è tanto grande. 12. Siamo in questo canale qui, vediamo un po'. Quello migliore per continuare bullish, secondo me, è GBP USD, se chiude al di sopra di questo livello qua. Poi andiamo a ritestare magari i massimi di ieri. Gold 5 punti spread. E mi sta dando un break retest su un livello chiave. Io una piccolina
posizione su gold, provo a metterla in buy stop sui massimi in caso effettuasse retest sul mio livello chiave, che ce l'ho a 1722.500, che sta approcciando in questo esatto momento, e voglio vedere se riesce a formare supporto lì. Si potrebbe, secondo me, continuare fino al prossimo, che ce l'ho ai 36. Madonna, due punti spread. Sì, per quello che volevo provarlo a mettere, proprio perché è veramente basso e niente, quindi cioè, ho la possibilità magari di riuscire a prendere un movimento abbastanza pulito. Allora. Una bella storia qui, su GBPUSD, che ha rotto la resistenza, l'ha ritestata ed è andata a target in cima, sono una ventina di punti. Tutti i ragazzuoli. Se qualcuno di voi ha anche il gold sotto mano che la vede come me, ragazzi, mandate la chart. Che vediamo. Sto facendo quella DJ. Ok. Su H4 la faccio. Sì, perché su un dal punto di vista H4 è in un range. Anche perché comunque al momento dovesse prendermi l'ordine avrei 12 punti di stop per il primo TP che sono 35, quindi inizialmente non sarebbe male. Allora ci avviciniamo all'apertura, GVP sta facendo un pullback abbastanza corposo. Quindi GG ho paura che questa resistenza qui non la rompa e ci chiuda dentro. Però siamo sempre lì, vediamo. Manca un minuto. GG Picada anche ha toccato. È rimasto dentro al range. H1 sul gold è anche bella bullish, quindi sono ancora più confidente con i miei ordini. Se mi mandi la chat, sì, giusto, c'hai ragione, perdono. Te la mando sia da H1, così vi faccio vedere quello che intendevo sulla chiusura bullish, e ha dato anche un po' di range. Il prossimo livello è andata. Allora, vediamo solo un secondo come reagiamo adesso all'apertura. M30, H1 chiudono nella range. Diciamo che questo break è talmente piccolo che non conta. Rimangono lì. L'apertura continua bullish. Ho subito bullish per creare una wick in alto e poi continuare bearish. Questo invece ha pushato un pelino, alla fine ha chiuso ancora bullish. Ecco, questa chiusura bullish vicino alla resistenza potrebbe dare la possibilità di brecciarla con un buy stop qui. L'unica cosa che succede è che c'è sempre un po' di spread, quindi un po' balordo da gestire un buy stop così in questi range qua, però non sarebbe male un buy stop sopra questo livello qui. E GU invece ha rigettato piuttosto secco. Assolutamente, penso, no trade adesso per GU, che l'H1 ha chiuso comunque bullish, quindi la cosa più probabile, più bella da tradare, sarebbe se questa H1 venisse giù a creare una wick in basso, raccogliere un po' di liquidità, poi magari un M15 bullish in questa zona qui per continuare a ritestare questo massimo fatto prima. Però ora come ora non c'è ingresso né per buy né per sell, mio punto di vista ovviamente. Allora adesso apro Zoom, yes. Quelle, me ne hai mandate due, quale apro? Sì. Tutte e due? La prima è H1 per fare della chiusura bullish, okay, H1. E poi l'altra è M1. H1 mi piace, vediamo. Esatto. Ha chiuso quello... sopra alla fine? O sì, ha chiuso... esatto, ma di pochissimo, proprio di, non so, sarà neanche un pips e mezzo di...
Quindi non ha fatto un bel break, diciamo. Qui era un po'... esatto, non ha fatto un bel break, però la candela successiva invece ha chiuso forte il rialzo sopra quel livello, perché questo poi è qualche minutino indietro. Ok. E niente. Allora, questo qua è Andre su... Sì, scusate le tante frecce, ma vai, era per far capire. Sì, 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 siamo sempre in questa situazione un po' di consolidamento, che se ci mettiamo qui possiamo andare su e giù un po', diciamo. Comunque, se rigettiamo e formiamo una bella resistenza qui sotto 135, esatto, possiamo andare a ritestare più in basso senza troppi problemi. Sto vedendo che G1 e G-CAD stanno creando... Ah no, G1, solo G-CAD. Creando la weak bearish. Comunque l'H1 ha chiuso bullish. Può ritestare. Sei riuscito a prenderlo, Zone? Mamma mia, l'ho chiuso istantaneamente. Ha dato fatto benissimo. Mi mando la chart. Il Wakefield, GU, ha già iniziato. Ma adesso è diventato 10 punti spread, Cristo. Gold? Sì. Allora ho fatto bene a uscire veloce. Proprio appena ho visto che si è ristretto... Okay, sì, te l'ho mandato subito. Appena ho visto che si è ristretto e ha dato il candelone, ho detto via, mi prendo la candela. Eccola lì. Io sono entrato su quella candela bearish quando ha dato il retest e non ha chiuso al di sotto. Via, boom, appena ha dato il colpo. Mandami anche l'H1 se hai voglia. Yep. Ti calcolo solo quanti punti sono di... Adesso è tornato normale. 30 punti di candela, ragazzi. GG ha fatto questa bella cosa di creare la wick in basso per continuare bullish, che è quello che volevo facesse un po' di più. GU l'ha fatto poco. Mentre G-CAD è lì, l'H1, ritestare questo supportino qua, questo livello qua, e continuare bullish. Mandato. Un secondo, l'altro. Questo livello qua. Eccoli lì, che flippa. Buono. Abbiamo continuazione dei movimenti. Su G-CAD, su GJ, non più. Buono, G-CAD, ottimo. G-CAD era Italo, mi sembra che voleva prenderlo in acquisto appena rompeva quel livello lì, se non sbaglio. Sì, l'ho preso, però sono rimasto intrappolato, se guardi sul minuto... Ma adesso abbiamo questo M5 che sta chiudendo. Sacco di lateralità. E mi ha cacciato con l'ultima spike. Peccato. Aspettare il break se questo M5 chiudesse sopra le altre. Adesso chiude tra 20 secondi. Quella dopo potrebbe ritestare questo livello qua e dare la spinta che serve. Con l'apertura ha creato già una bella week di ritest in basso. E abbiamo questo range da fillare. Tu dici sui massimi a... 176335 176335 io dico semplicemente i massimi che abbiamo creato prima, questi qua. Sì, 335 sono questi qui. Ok, questa resistenza qua, se la facciamo breccia dovremmo fare mirror di questa candela d'H1 avendo ritestato questo livello qua, e poi con l'apertura di Londra avere abbastanza liquidità da pushare. Iniziamo a comprare petrolio fisico. Anche perché lo teniamo in cantina. E ieri l'articolo che mi aveva inviato Conte, se non sbaglio, Sì. Cioè proprio che non sapevano più dove cazzo immagazzinare i barili fisicamente proprio. Cioè, giustamente continuano a produrre e non sanno più dove metterli. Non lo vendono, esatto. Non lo vendono, esatto. Notizie dal biondo inglese? Nulla? Va bene. Meno male. Il cigno biondo è risorto. Sì, a livello di salute penso sia a posto adesso. No, male. Mi fa ridere i post della Casa Bianca dove c'è Trump che dice: abbiamo costruito l'economia migliore di tutti i tempi, lo rifaremo una seconda volta.
Not Stonks. No, no, per lui e i suoi amici Stonks a manetta, uno come sì, Trump, uno come Trump che prima di effettuare una mossa ti dà l'informazione, ti dà l'inside trading, sai, a tutti quei miliardari statunitensi gli dirà domani attacco questo e quest'altro, comprate qui, vendete là. Esatto. Soldi. Lui ovviamente si farà mettere delle posizioni da altre persone. Esatto, perché ovviamente non può lui. Luca, volevo dirti che sei mutato, se non te ne sei accorto. Sì, 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 lo spero. Ah, ok, perfetto. Classico. No, perché ho visto che muoveva ed era mutato. Muove per la musica. Uh-huh. Me lo dici, ho mandato Gold ad H1 che mi avevi chiesto prima. L'ho visto, è di qualche minuto fa, quindi sì, era giusto per vedere che pushata ha dato da cavolo. Nel frattempo GV Picado, visto che sta iniziando ad andare con la candela lì, sì, ha fatto proprio il weak fill iniziale, ha dato quei 15 punti, ha rotto i massimi, sì. Sono stati 30 punti velocissimi. Allora, forse non è ancora il momento di GV Picado. Tu il retest lo guardi in M1 o aspetti? Dice a me? Dice a me? Sì, allora, ok. Sorry. Ah, su GCAD. No, io non guardo mai l'M1. Io okay. sarei entrato su questo supporto qui nella retest. Però sinceramente non sarei neanche entrato probabilmente per il fatto che ha rotto questo minimo di questo M15 qui e non è proprio il top. Quello che mi piace è sempre il retest di questo livello qui ad H1, quindi con lo stop loss più in basso sarei entrato qui, magari con una posizione piccola e poi aggiunto qualcosa qui quando flippava bullish la candela. Okay. Perché comunque a sinistra lo spazio ce l'ha libero, ora ha rotto tutti i massimi, quindi in teoria dovrebbe continuare bullish. Sono io, Italo, che utilizzo M1 come ulteriore conferma per le mie entrate. Bello, Giu. È andato su, adesso M15 è lì. Questo M5 chiude tra 50 secondi. Mi sa che GBP non spinge più. Perché vedo GJ e GU che... guarda. GJ stava formando resistenza qui, e infatti continuato bearish. E Giu sta flippando l'M15, dovrebbe continuare a pushare un pelino. Però, ripeto, i movimenti sono stati... È stato bello questo movimento bearish qui prima e poi questo movimento bullish di inversione. Adesso come adesso un po' più balordo da prendere. JP cade sempre lì. Non sarei tanto confidente a rimanere in buy. Se questo M15 tra 5 minuti chiudesse bullish, magari al di sopra qui, si potrebbe cercare un altro retest per andare bullish. Però da come sta rigettando l'ultimo M5 che chiuderà bearish, che ha chiuso bearish, però non ha chiuso al di sotto di niente. Diciamo che potremmo trovarci in una situazione di ranging qui, tra questo livello qui e questo livello qui. Mm-mm. Attendere il breakout e il retest della zona. Movimenti più belli li ha fatti prima, sono stati questo qua, questo movimento qui bearish di prima che abbiamo preso e questo movimento bullish che abbiamo preso più su GU che su GCAD, però comunque anche qui non era niente male. Ti ho inviato in chat ancora Euraudi, non so se lo sta guardando qualcuno, per fare un aggiornamento su quella trend line che vedevamo prima, che aveva breccato e ritestato, che alla fine H1, M15 e M30 hanno chiuso bearish al di sotto e sono andati a ritestarla nuovamente. Ecco, vi ho segnato il primo punto giallo, era il primo break e retest, e gli altri due sono quelli poi delle chiusure. Questo è quello che avevamo già aperto prima, sì, giusto? Esatto. E lì poi sono stati gli altri due, perché dopo la candela, esatto, la candela M30 e M15 hanno chiuso bearish al di sotto, sono andati a ritestare, rigettato due volte, è venuto giù. Quindi niente, se qualcuno lo stava guardando ed è riuscito a prendere questo break retest della trend. Sì, era col breakdown. Il breakdown è su Slack, tanto, giusto? Sì. Yes. Qui come vediamo siamo tornati bullish lì, abbiamo rigettato di nuovo.
Male, vedete con i vostri occhi che da qui in poi è iniziato ranging, time frame più basso. Ecco, Andre, quello è quello che parlavamo prima degli ordini pendenti su questi tipi di coppie. Vedi, uno avesse messo dei buy stop. Guarda qua, guarda qua. GJ, mamma mia. Ma abbiamo detto che questo M15 qua ha chiuso secco. Chiuso secco, però chiuso ancora al di sopra, quindi... Vabbè, ma io non sarei mai entrato, certo, in buy. Certo, però dico, vedi, la prima week comunque la data di un colpetto. GBP CAD starà facendo girare il cazzo a tutti quelli che vogliono entrare, perché guarda qua di nuovo. Sì. Prima è andato lì, ha rigettato, ha chiuso bearish, adesso di nuovo è andato lassù, ha rigettato e chiuso. Uff. Mamma mia. Ecco, vedi, qua perché bisogna star fuori quando c'è ranging, perché fa queste cose qua. Tu arrivi qua, dici andiamo, compri senza aspettare nessuna conferma. Te lo prendi veramente forte. GBP USD è l'unica sell chiamata effettivamente, perché l'ho detto qua prima, quando l'M15 ha flippato bearish avrebbe continuato, il range non era tanto grande, però comunque 10 punti c'erano, poi se ne dà di più meglio. Christian, spero che tu non sia stato greedy, che abbia parzializzato il break even, se ne sono sicuro. Questo M5 qua, abbiamo proprio detto, se questo M5 chiude bearish, l'M15 flippa bearish, deve continuare fino al supporto. Questo qua è un altro trade, bello che chiamato. Nella registrazione c'è di sicuro. C'è tutto. C'è anche il mio break retest sul gold, ne vado fiero. C'è questa roba qui, che dicevamo che non era un break perché era troppo piccolo. Sì. Avevo lasciato una piccola side e mi ha preso break even. Ottimo, è normale, succede sempre. Io la prima volta, Christian, la prima volta che riesco a portare una piccola side di break even a fare una swingata, ragazzi, facciamo festa tutti quanti. Aia, quello era il mio ginocchio, se si è sentito, non lo so. Not bad, un'altra sessione con bei movimenti, questa qui. Però adesso rimarremo in questo consolidamento qua, secondo me, da adesso fino alle 10-11. Ecco, vedi, Andrea, quello che dicevamo prima, esempio, su una coppia come GCAD, uno avesse voluto mettere i buy stop sopra quella zona di consolidamento, sperando in un breakout bullish al rialzo, gli avrebbe preso l'ordine e poi gli avrebbe detto stop. Ciaone proprio. Esatto, quello è veramente odioso. Sulle coppie con GBP ho notato che succede molto più spesso. Mamma mia, guarda lì, che roba. Comunque adesso ti dico, non le sto guardando molto le sterline così, però da quando stiamo facendo Londra tutti quanti assieme noto sempre più spesso e volentieri che questo tipo di movimento lo fanno sempre. Questo è meraviglioso, questa chiusura qui, questa continuazione, prendiamola da qua, dal flip, tanta roba. Ottimi movimenti. Quello anche più schifoso ieri è rimasto GCAD. GJ ha anche chiuso bearish ed è andato, invece GCAD aveva quell'H1 bullish, però aveva questo M15 che quando andava bullish stavamo dicendo che aveva già rotto questo minimo qua, quindi non era tanto convincente. Intanto questo M15 che è aperto sta pushando forte. Questa non ha tanta wick in basso, non ha creato un range, però in questo momento assolutamente no trade da nessuna parte. Le sterline danno il call, danno un movimento iniziale, poi se lo rimangiano vanno dall'altra parte e poi se continuano in quello opposto. Lo sto notando da un po'. Sembra un po', Andre, come la cosa di Asian, che all'apertura fa quel movimento a fake out, poi appena scatta Asian, boom. Ma sempre. Tutto il contrario. Sì. Anche ieri sera ormai la prendo con una conferma, se ho il bias sell prima dell'apertura o comunque fino alla prima mezz'ora dell'apertura, poi dipende.
e fa il movimento contrario, dico perfetto, vuol dire che... L'ha fatto anche ieri? Hai fatto Asian ieri, l'ho fatto? L'ho fatto ieri, l'ha fatto l'altro ieri. Ok, su che copia? DJ. Ah, su DJ. Ah, ok, ottimo. Allora è ancora più confermata la cosa. Sì, sì. Bene, ieri bene. Ho preso una dozzina di pips con l'ultimo parziale, mentre 9 con la lot size principale. Ottimo. Sì. Su million abbiamo raggiunti. Billions. A noi non ci nominano. Francia, peggior giornata per morti. Spagna, il maggior rialzo negli ultimi 6 giorni. Portogallo, anche aumento dei contagi. Noi ieri abbiamo avuto la prima giornata con una diminuzione dei contagi. Non dei morti, ma dei contagi. Vabbè. Non è nulla, ma è qualcosa, dai. Sto vedendo Giulio Piccade che sta facendo impazzire chiunque, proprio il motivo per cui ho detto no trade. Andiamo giù. Se questo M30 comunque rimanesse nei paraggi, chiudesse bearish in questa zona qui, poi potremmo aspettarci un retest e una eventuale continuazione dei minimi, però questo M15 qua potrebbe tranquillamente chiudere bullish. Ah, qua ha chiuso proprio senza wick in basso. Su G-Card piccolissima, ma c'era, mi sembra. Sì, però come non ci fosse. Troppo piccolo. La sessione di oggi è bella che andate, perché qua rimaniamo in ranging e faremo breccia da questo ranging qui più tardi, di sicuro. Ovviamente. Ho notato anche ma ieri... Il petrolio sta continuando a andare giù per caso, sì, un pelino. Mm-hmm. Per quel motivo lì che GBP Card sta pushando così. Però adesso vediamo, se teniamo questo supporto GBP Card non dovrebbe uscire dal range. Invece se quel supporto lì su petrolio perde, diciamo, dovremmo uscire dal range con GBP Card. Continuare bullish. Ciao Gabri, a domani. Ciao. Buona giornata. Salutate, ciao, a domani. Sì, sì, la sessione è bella che è andata, per quanto mi riguarda. Dicevo, ho notato in questi giorni che verso le 10:30-11 comunque avvengono quei movimenti di breakout. Anche 11:30-12:00, perché alle 11 sì. Chiude la candela d'H4. E apre quella nuova che poi crea una wick in quell'ora lì e poi continua verso pre-New York, mezzogiorno e mezzo. Bene, sono proprio contento di aver ripreso il gold. I'm proud. Poi ti è andata bene, io stavo guardando adesso, c'ho 8 punti. 8 punti hai? Eh sì. Aspetta che controllo, che non ho più aperto MT5. Eh sì, ce l'ho anch'io adesso. Sì, sì, infatti è per quello che ho appena visto quei 35 pips che ha mosso, lo spread era ancora, diciamo, sui 2 o 3 punti. Ho deciso di staccare, neanche mettere a break even, perché sapevo già che sennò me ne sarei pentito, perché tempo che si allargava un attimino, pum pum, me lo chiudeva. Con che lot size è rientrato? No, sono entrato, dato che avevo, non dico già preso Don Jones, perché il Don Jones era solo un parziale, il resto mi aveva preso break even, però sono entrato con uno 0.35, quindi buono. Poca roba, cioè poca roba, nel senso. Non te lamentare. No. Ma più che altro volevo fare qualcosa adesso, di veloce. Cioè, non ha fatto 35 pips. Quella candela da M1 che ti avevo mandato, sì. No, boh. Non credo. Sì. Conta bene. Quella delle 10.01, no? 02. No, delle 9.01. Sì, scusa, delle 9.01. Da 1722 a 1725.9.
Sì, io non l'ho staccata proprio a 1725,9, l'ho staccata giusto un pelino più sotto. Boh, comunque sul mio MetaTrader sono... Cioè proprio dal minimo di quella prima al massimo di quella dopo sono 26 punti. A me arriva a 30 precisi. Poi fa essere 35, mi sembra. Vero, sono 3 dollari di variazione. Io ho il livello chiave a 1722, che poi l'ho preso a 1722,3 perché non proprio sul livello. Guarda, la differenza qua tra il mio MetaTrader e TradingView mi sembra troppo grossa. Allora, sarebbe questa che... Quella, esatto, io l'ho è diversa, addirittura diversa. La mia, questa chiude più in basso qua e l'M1 dopo rompe il massimo e gira bearish. What? Come? Ah. È vero. Allora, vero? Sì. Mando è vero, aspetta. È vero. Ah, infatti non capivo, dicevo, what? No, comunque allora. Sì, sono, io ho detto indicativamente una trentina, però giusto, ovvio, spread più, spread meno, era giusto per fare arrotondare. Vedi, da qua sì, a qua sono 22 punti, tipo, e da qua proprio lassù sono 26. Lol. Infatti ho detto, cioè quando hai detto comunque... 35 ho detto, che cazzo, come fanno essere 35? Dalla spike in basso fino a quella in alto sono 31. Anche sì. In quella rossa. Boh, io lo vedete tutti, no? Lo schermo? Sì, sì. Infatti 29, non capivo per quello. 29, sì, 30. 20, 30 proprio. Io dicevo 30.1, ma non l'ho misurata al millimetro. Sì, sì. Sì, anche io, esatto, ho detto un numero indicativo. Poi, ovviamente, spread staccare qualche minuto prima non saranno neanche stati una trentina. Però il colpo, ho voluto prendere quel movimento lì. Comunque... Hai preso giusto. Bella merda, va a me. Guarda, sì, quella roba lì, Andre, non vedo l'ora di togliermela dalle scatole. Come quale dici? Sto purple. Cioè, ma com'è sì. Possibile che questo M1... Cioè, se io quindi compravo gold, ok, lo chiudevo in questo M1 qua, contando, vabbè, fai finta che non ci sia lo spread. Comunque, mm-hmm. Avrebbe fatto 19 punti. Mm-hmm. Quando per tutti gli altri ne ha fatti 29. Nel senso... Cioè, mi sembra assurdo. E dipende quali tutti gli altri, diciamo. Boh, tutti gli altri, io vedo TradingView, immagino che i C-Market, su cui sì, zone abbia gli stessi valori. Uguale. Sì, più che altro, non lo so, cioè, Gold no, ma è perché non è che... matto. Su questi, dico di questi tempi, sui tutti i broker, quindi... Sì, ma non è un problema del fatto che dici questa candela qui, non so, il posto che vedi è nata... 1722,71 ok, mm-hmm. Ed è finita a 1725. Avessi sul mio MetaTrader che è nata a 1722 per dire e 8 ok, un po' più in alto e fosse arrivata qui un pelino più in alto non ci sarebbe alcun problema perché mm-hmm. La variazione sarebbe uguale, ma qua è proprio la variazione di punti che è diversa, capito? Qua sono 29 sì. Punti di variazione, invece sul mio sono 19 punti di variazione. Ma quello punti di variazione è assurdo che siano diversi, assurdo. È vero. Cioè, potrebbe essere una cosa da broker a broker. Ma... vabbè, potrebbe essere una cosa da broker a scammer. Ma appunto no, raga, ve le dico, perché fanno la differenza una cosa così. E poi immagina quando magari apri un lottaggio bello alto, nel senso certo. Non è una roba da poco che dici, ok. Stai scherzando, poi con lo spread, 19 punti, io sarebbe già stato... buono prenderne 15. Appunto, esatto, quello che dico. Ma infatti secondo me tutto è dipeso dallo spread, perché in quel preciso momento ti ricordi dove che ti faccio, anch'io ce l'avevo a 2,5 come te, solo mm-hmm. Che a me si è allargato, a noi su Purple si è allargato. Alessandro dice che ora un attimo sta crollando prima. Io non, yes. non lo sto più vedendo, sto guardando qua che GBP CAD, questo M15 nonché M30 sta tornando bullish. Se chiude bullish qui sopra dovrebbe assolutamente continuare. Sei riuscito a prenderlo, Mattia? EURAUD? No, lo stavo solo seguendo. Ok. È sempre bearish, è sempre ranging. Io aspetto questa chiusura M30 qui, poi stacco la live, perché per me abbiamo belle che fatto. I movimenti li ha fatti di nuovo un po' in preapertura quest'oggi. Vediamo un po'
si muove ancora qualcosa. Io ci riprovo su GCAD se rompe i massimi. Sì, GCAD dovrebbe continuare bullish. Adesso aspetto la chiusura almeno di questa M5. Non vorrei che questa M30 pushasse proprio adesso in chiusura. Sarebbe in grado di farlo. Rompe il massimo e va a target. Speriamo di no, dai. GJ è sempre bearish qui, invece Westoil è sempre lì nel range. Andiamo a dare un occhio a Audi che sta droppando, almeno abbiamo qualcosa da guardare. Guarda, fossi stato più attento, magari il secondo retest sulla trendline avrei potuto provare un'operazione ed era veramente precisa, però no. Avendo già fatto gold, devo rispettare il plan e non si fa. Sì, qui abbiamo creato la resistenza ad H1, questa zona qui. Però comunque ha fatto tante wick, non era proprio pulito. Alessio dice, ci si mangia le mani a volte per rispettare il trading plan. Vedi che CAD sta perdendo. Non ho capito se Euraudi l'ha preso qualcuno alla fine o meno. No. Io no. Vediamo questi ultimi 2 minuti. Ah, è vero, Luca, volevo dirti prima che chiudi. Vuoi segnare le cose lì sotto, dei trade presi o... Sì, le possiamo segnare. Come vuoi tu? Allora. Mi arrivano le notifiche. BTG è su del 5%. Compra. Allora, devo scrivere. Ok. Poi cosa devo mettere? C'era questo DGU. Ma allora, sono 20 quindi... punti e poi esatto. Basta, io non ho più... Cioè, l'unico che ho preso è quel sell di GCAD e poi quel GU non l'ho preso, però comunque l'abbiamo chiamato in tutti i modi. Infatti, ti volevo dire se metterlo. Magari metti tra virgolette called. Se vuoi mettere anche il mio gold che ti avevo mandato il setup sul break retest del livello. Non so, anche se magari non l'ha preso nessuno, non l'ha guardato nessuno, però almeno le info c'erano. Io comunque sono felice perché ho notato che mi è passato un sacco della FOMO che avevo. Le live aiutano tanto. Sì, oggi diverse volte non prendo posizioni, ma sono tranquillo e felice lo stesso, diciamo. È giusto così, è ottimo così. Allora qui, se qualcuno volesse entrare su questo GVP card, penso che abbiamo rotto i massimi, non è male come zona. L'unica cosa che forse era GJ, non mi ricordo, era proprio GCAD, c'erano questi due minimi qui che abbiamo approcciato e abbiamo rigettato esattamente da quel livello lì. Allora... Ok, siamo arrivati lì, abbiamo rigettato. Se girassimo bullish qua, sicuramente si potrebbe avere come target il weak fill, però sono pochi punti e quindi non è valido dal mio punto di vista. Si può entrare sperando che raggiunga questo target qui, che almeno sono 13-15 punti. Allora, vediamo un attimo, M15, comunque è invertito bene. Non ha di nuovo fatto bene breccia, però comunque ha breccato tutti i massimi, è quello da tenere in considerazione. Il pomeriggio fatto in New York, che forse...
No, gli ho detto che dato no, che probabilmente New York no. Esatto. London è andata bene, devo rispettare il sì, piano. Sì, anche perché comunque una sessione al giorno è già... Tanto, già tanto. Sì, se uno lo, diciamo che vuol fare trading in modo abbastanza serio, trovo, cioè comunque tradare più di una sessione al giorno diventa problematico a livello di trading plan, a livello di risk management. Anche perché immagina, Ale, tu ti svegli al mattino per Londra, ok, magari ti svegli alle 6, stai qua 2-3 ore, dopo 2-3 ore becchi il tuo trade, ok, hai aspettato 2-3 ore, hai fatto un trade, è andato in positivo, hai preso take profit, poi magari arrivi a New York, dopo 10 minuti vedi un setup che ti piace, cacci un ingresso, ti va subito a stop loss e te hai buttato via tutta la tua mattinata e questo crea una sensazione che da gestire, ti assicuro, non è piacevole, tantomeno facile e non porta sicuramente a dei bei risultati, mettiamola così. Volevo dirti, Luca, vuoi segnare solo l'ultima cosa del gold? Certo, certo, scusami che poi mi sono messo a parlare. Cioè, più che altro, zio porco... Mi salva, ecco, se io adesso, che chiudi la cosa... Se io adesso metto il quadrato, cioè no, io devo adesso mettere prima il quadrato, ok, perché poi se no il testo me lo mette dietro. Prima che chiudi la live mi salvo le chart che ti avevo mandato prima. Gold, cosa devo scrivere? Di punti, quindi metto 20 punti, nel senso che se uno è entrato e ne ha chiusi 20 è un... Esatto, sì, metti gli indicativi, esatto, non mettere giusti sì, quelli bene. Che io, punto più, punto meno. Comunque, il movimento è stato quello. Sì, qui... Siamo sempre lì, ripeto, un buy stop qui ha del senso, però il range è molto piccolo, abbiamo rigettato questo livello qui, potremmo semplicemente chiudere di nuovo bearish e continuare il consolidamento come probabilmente sta facendo GJ. Anche qui c'è la possibilità di questo weak fill bearish M30, però siamo all'interno del range, non mi piace affatto, affatto. Ecco, quando vedete questa roba qui, quando c'è qualcosa, vediamo un po' se riesco a disegnare qualcosa di decente. Che quando vedete una cosa del genere non si trada, perché questo qui è assolutamente ranging. Quindi cosa vuol dire ranging? Vuol dire che arrivi qua, compri e ti stoppa, vuol dire che arrivi qua, vendi e ti stoppa, capito? Continua a rimbalzare nel box. L'unico setup su GJ era il fake out qui un'ora prima dell'apertura, dove è tornato dentro, ha ritestato, si poteva entrare qui con uno stop loss sotto i minimi e take profit alla cima del range, poi qualcosa sarebbe andato anche oltre, però per la situazione di ranging generale. Andiamo a fare un recap su GCAD, vediamo come sta messo. Sta quasi flippando, l'M5 è in chiusura, vediamo come continua. Allora sì, comunque ha rotto questo minimo qua, adesso sta chiudendo, vediamo se dà il colpo per flippare o meno. Non lo dà, non lo dà. Invece GU non ce l'ho più aperto, l'ho chiuso. Euraudi ha continuato, bearish qui. Sì, Euraudi, l'unico modo per entrare per il mio stile di trading era quello di vendere la resistenza. Quindi una volta che queste due candele ad H1 avevano chiuso bearish, quando il prezzo si trovava qua, si poteva provare un ingresso con pochi punti di stop, che poi non sono pochi su sta coppia qui. Però tu lì saresti entrato a mercato proprio no, no, io non sarei entrato, però ho detto che l'unico motivo per cui sarei entrato, cioè l'unico motivo che avrei trovato per entrare, era in questa zona qui. Avendo chiuso con l'H1 bearish, questo H1 qui che ha rispettato il massimo e ha rotto il minimo, su questo H1 qui magari sarei entrato sulla wick in alto con uno stop loss al di sopra di queste ultime due candele ad H1. Uno stop comunque sopra due candele, sopra due massimi orari, è un bello stop, sicuramente un gran bello stop. No, appunto ti chiedevo però, perché... dicevo, non sarei entrato perché questo M30 qua era bullish, quindi non sarei entrato in sell qui. E qui si poteva entrare in sell, però lo stop loss sarebbe stato troppo grande e c'era questo range qui che avremmo potuto benissimo non fare breccia. Quindi non sarei entrato. L'unico motivo era entrare in alto. Cioè l'unico bias per me.
magari M15 c'è qualcosa, sì. M15 c'è il break, c'è questo retest qui che permetteva uno stop loss qui, anche sensato. Raga, io vado, ci sentiamo, ci vediamo domani. Va bene, a domani. Ciao, ciao, buona giornata. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ci siamo sempre qui. Ma no, ti dicevo, Luca, gara, per la cosa lì di EuroD. Dai, che torno. Che non, in quel caso lì, quando tu eri ad uno che stavi facendo vedere la resistenza, no? Che dicevi sarei entrato lì con lo stop sugli spike, dicevo, perché io non so mai in quel momento se magari è meglio mettere un ordine, ecco, pendente stop in, quando sta sì, facendo il retest. Quando, così. Esatto, probabilmente così quando questa flippa. Esatto. Spesso, dico, spesso mi viene il dubbio, non so mai se provare a fare quel tipo di entrata. Beh, lì, esperienza, fiducia nella coppia che tradi. Diciamo che su GJ e su GCAD queste cose qua di mettere il buy stop quando la candela flippa, tipo questa qui che è nata nel momento in cui va bullish, ok, la ignoro, gli metto il sell stop sotto i minimi e punto al weak fill con lo stop loss sotto i massimi. Ma perché GJ è abbastanza violento, quindi di solito quando flippa dà una bella pushata. Qui sta pushando nonostante siamo nel range, pusha lo stesso. Sì, diciamo che questa tipologia è lì che sta dando l'opportunità. Diciamo che quell'ingresso ad H1 in questa zona qui sarebbe stato sensato. Però, ripeto, non mi piace il fatto che non ci sia tanto range. Abbiamo fatto questo massimo, abbiamo chiuso bullish, ma non tanto sopra la resistenza. Andare a tenere in basso. Non è proprio bello, infatti. Sa, ragazzuoli, io staccherei, ci aggiorniamo più tardi. Se qualcuno ha qualcosa da chiedere, chieda ora, taccio per sempre. Come solito, sempre qui. Qualcuno da mandare una carta, la mandi ora. Vado anch'io, ciao ragazzi. Grazie, ciao a tutti. Prego, prego, a domani. Vado. Ciao ragazzi, a domani. Allora posso chiudere, ragazzuoli? Sì, sì, grazie mille. Sì, sì, vai tranquillo. Perfetto. Ciao, ciao. Ciao a tutti, ragazzi. Ci sentiamo dopo. Ciao.